Non è una storia semplice. Non so dove mi porterà. Però bisogna farla. Voglio farla e devo farla. Buonanotte, amore. Il contesto è complicato da descrivere oggi, perché oggi ci sono novità importanti che stanno attraversando il governo del territorio in Puglia e anche qui a Foggia. Tu conosci Franco Marconi? Ti ricordi di Franco Marconi? No, non sai chi è Franco Marconi? No, no. Quello ucciso dalla mafia! Quello ucciso dalla mafia! Un secondo e mi metto focco. Dunque, vabbè. La vicenda Marcone nasce il 31 marzo del 1995 intorno alle 19:10. Viene ucciso, viene fatta un'esecuzione capitale praticamente con due colpi sparati alle spalle da molto vicino. Dopodiché, nel corso di questa detenzione, subito dopo, si intrecciò uno sviluppo importantissimo relativo alla vicenda Marcone. Venne fuori che le armi utilizzate per uccidere Francesco Marcone erano state procurate e detenute dallo stesso Raffaele Rinaldi. Lui si allontana dal posto di mattinata, inizia a percorrere la strada provinciale che conduce a Vieste, è una strada particolarmente tortuosa, e nell'abbordare una curva sulla sinistra trova sulla strada un sasso e, mettendo il sasso, perde il controllo della moto finendo la sua corsa contro un guardrail. Comincio ad avere abbastanza materiale per continuare, per andare avanti, per andare a fondo di questa cosa. Perché nessuno è andato in fondo. Né la stampa, né la polizia, né la magistratura. La società civile di Foggia sa e non ha parlato. E questi funerali sono, credo, proprio la rappresentazione di tutto questo. Gente che è venuta, che faceva scena, che faceva la sua sfilata. E qui non si parla solamente, no, di Caruso, che ha avuto la sua parte, ma si parla di tanta gente. Poi alla fine io credo che tra le persone che conoscevano papà un sacco di persone sapevano e non hanno parlato. C'è stato sicuramente uno scarso lavoro scientifico sul caso Marcone, pressoché inesistente, credo. All'epoca non c'erano forse gli strumenti avanzati di cui oggi si avvale la scientifica, la polizia, gli organi inquirenti. C'è stato uno scarso coordinamento tra i magistrati. Noi ci siamo interrogati quante volte l'abbiamo letto, io, Daniela Marcone, la signora Marcone, Paolo Marcone, quante volte? E ci siamo interrogati su tutti gli elementi di questo biglietto, soprattutto questa figura incredibile, la collezionista. Singolare che questa circostanza, per quanto sia si presti anche ad essere romanzata in qualche modo, questa circostanza non sia stata oggetto di nessuna forma di attenzione negli ormai 16 anni che sono passati. La FOR, Foggia. Correva l'anno 1995, il 29 marzo, quando Francesco Marcone elabora per iscritto le controdeduzioni su questo caso. Due giorni prima di essere assassinato,
nell'androne di casa sua. Emblematica la Fora, la nuova Fora, la Sicil Sud. Una vicenda che ci porta in Sicilia. Siamo tutti troppo ossessionati delle nostre vite sedute, inginocchiate. Cosa se ne fanno dell'esempio di uno che è vissuto ed è morto in piedi?